Grazie, Un via. attimo solo. Ok, ci siamo? Ci siamo, siamo live. Siamo Buongiorno a live. tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno agli amici di Diventa Chef, buongiorno a Antonio, buongiorno a Fabio. Io sono Vincenzo Guarino, sono lo chef del Mandarino Oriental di Lago di Como. E niente, oggi come vedete siamo qui a fare una ricetta e faccio una ricetta in casa. Questa ricetta che faccio ce l'ho anche sul mio libro, che ho pubblicato un libro nel 2017 e nel 2019 ho avuto anche come premio Miglior Cookbook Award 2019 a Macao. Quindi ricette molto tradizionali mediterranee, perché la mia filosofia di cucina è una cucina molto mediterranea, io la posso definire cucina creativa mediterranea. Quindi molti prodotti del posto, del territorio dove vado a lavorare, diciamo, se lavoro qui in Campania, io adesso sono campano, però sono a Como, quindi mi sono andato a fare una ricerca dei prodotti dell'Ariano, quindi sulla zona del lago di Como. In questo caso sono a casa, quindi faccio una ricetta tipica campana e ve la spiego prima le varie fasi. Facciamo, posso fare il moscardino, facciamo un polipo, quindi il polipo l'ho fatto precedentemente già bollito, perché se no c'è troppo tempo, l'ho bollito circa 25 minuti con carote, cipolla e sedano. Poi l'ho messo a raffreddare l'acqua sua, come si dice a Napoli, ubuntu si cuocina all'acqua sua, quindi è vero, Giusto. l'abbiamo fatto raffreddare. E poi ho fatto, adesso possiamo fare un fondo di aglio, olio e peperoncino. Andiamo a mettere tutti, diciamo, la testa, gli scarti del polpo, vedete questi qua? E lo mette dentro, facciamo soffriggere, poi ci aggiungiamo i pomodorini, pachino e mettiamo un po' di San Marzano e la facciamo cuocere per circa 15 minuti. A metà cottura ci mettiamo anche le olive. Poi, una volta fatto questo, e questo è poi a gusto soggettivo, o si frulla il tutto e poi si va ad aggiungere il pane, come tipo una tipica pappa al pomodoro toscana. Essendo che ho lavorato anche in Toscana per circa 4 anni, quindi a me la Toscana mi è rimasta anche nel cuore. E quindi mi piacciono anche i prodotti della tradizione toscana. E quindi sono a richiamare un po' tipo il moscardino alla Luciana, che si fa con pomodorino, aglio, olio e peperoncino, olive, poi mettiamo i moscardini e si fanno cuocere. Poi si mette sul crostone di pane, si mette con sotto le scarole. Io ho fatto questa pappa sopra, poi che facciamo? Il polipo, si va a mettere tutte le, diciamo, la parte delle lanfe del polipo. Tagliamo a metà, poi andiamo a arrostire nella padella e li bagniamo con l'aceto balsamico. E infine facciamo degli asparagi cotti, che è il periodo ci sta, e degli asparagi crudi. Quindi fare una piccola insalatina che andiamo a mettere sopra al pollo. Quindi cerchiamo di fare un panto un po' lordo. In questo caso iniziamo a fare la pappa pomodoro. Ci siete? Allora, Vincenzo, prima di Perfetto. iniziare, ti volevo interrompere un attimo perché credo che tu meriti una presentazione degna, Sono non solo d'accordo. perché sei una grande persona, un grande chef, ma prima di tutto ti ringrazio personalmente a nome mio e a nome di Diventa Chef perché hai accolto il nostro invito. Attualmente sei l'executive chef di un albergo della più grande compagnia di ristorazione al mondo che è la Mandarin. Il tuo Esatto. albergo, tuo Mandarin di Como, che stai coccolando da già quasi 2 anni, e hai un numero di stelle e di riconoscimenti grandioso e Io ti dico nonostante ciò. che è la quarta stella che prendo nella mia carriera in quattro aziende diverse in circa 15 anni. Diciamo Una bella media, chef. era bella, forse, ma mi dicono, cioè, non lo dico io perché non sono persona che io sono persona molto umile, cioè che forse uno dei primi chef in Italia che ha preso 4 stelle in 4 strutture diverse. Quindi E questo volevo sottolineare, che sei molto umile. no, su questo sì, cioè, io sono persona davvero umile, che davvero non sono persona presuntuosa, cerco di davvero di Da tra virgolette mi sento anche dire una cosa, cioè, mi sento anche dire che sono un po' una chef del popolo. Io, cioè,
quando mi chiamano non dico mai no a nessuno per capire un attimo l'esigenza, perché sono fatto proprio così, sono proprio di fatto di anima buona, quindi questo lo posso dire perché molti amici, persone me lo dicono, non sono che, quindi è una cosa che la voglio dire. Mi considero un po' lo chef del po', perché sono dal bambino fino alla persona adulta, cioè cerco sempre di apprendere cose da tutti quanti. Questa è una cosa molto bella, perché il nostro lavoro non si dice che ti senti arrivato, cioè arrivato mai, perché questo posto anche a 70 anni è un lavoro che comunque c'è sempre da imparare. Infatti, per questo la ricetta. Sì, è pratico lo chef, va Fabio. No, beh, se vuoi fare domande ci sono proprio, io sono qui. Volevo finire col dirti che sono grato per averti qui, anche perché come tutti i grandi chef che amano questo mestiere e qui possono dare a tutti noi una lezione di vita, oltre alla ricetta, perché la ricetta sicuramente sarà interessante e grandiosa. Penso oggi la prima cosa di fare, penso qualsiasi lavoro che si fa è l'umiltà e penso la determinazione. L'umiltà è la prima cosa e non essere persone molto presuntuose. Io in questo caso sono una persona molto umile, quindi con l'umiltà ti vengono anche cose fatte molto bene, al di fuori delle esperienze, della cavetta, di tutto, però poi ci sta anche il carattere. Il carattere ci deve stare quando qualche ragazzo sbaglia, a me io parlo nella cucina, ci sta, ma sempre con modi giusti, no fare persona arrogante perché non porta a niente. Io c'ho lo staff che mi segue da tanti anni, quindi è questa cosa bella, quindi significa che stanno bene con me. Poi sì, certamente ogni anno cambia qualche pedina, qualche persona, perché giustamente vuole fare altre esperienze, che è giusto che fanno, però ci sono anche molte persone che sono da me da 10 anni, da 6 anni, da 8 anni, da 15 anni, quindi significa che io mi comporto bene con loro e loro si comportano bene con me. Un buon coach. Esatto. Infatti sei un esempio per tutti e sei un esempio anche e soprattutto in questo momento dove dimostri che a tutti noi bisogna che reagiamo. Quindi ti dai un messaggio di positività, cosa che nelle tue corde, perché sai dimostrare sempre che anche nella negatività si può trasformare in positività. Infatti hai sempre, in tutti i posti dove sei stato, hai sempre dato idee nuove, estro, coinvolgimento, e sono messaggi impagabili che valgono molto più di una ricetta. Tu sei stato allievo di Marchesi. Tu sei stato allievo di Marchesi come anche io, e stai ideali che ci hanno inculcato. Hai avuto nel 2019 la prima stella, nel 2012 la seconda, nel 16 la terza, fino a quando poi non sei arrivato al Mandarin. E hai fatto, voglio sottolineare l'ultima cosa, il tuo libro è un libro di cuore. È un libro che parla di tre cose: di amicizia, famiglia e valori. Cose. Sì, esatto. Non è un libro, non l'ho spiegato, giustamente non voglio fare, non sentivo di fare le pubblicità. No, ma non è solo. Sono fatto col cuore, addirittura chi ha iniziato questo progetto insieme a me è stato in primis, guarda, Vince, te lo faccio io perché si vede che sei una persona di cuore. E voglio farlo io perché c'erano tanti sponsor che lo volevano fare, invece l'ha fatto uno solo e io lo ringrazio per sempre, per tutta la vita, che questo è il mio carissimo amico Diego Lunesse con la famiglia che mi ha fatto questo libro, e quindi è una cosa bella che è fatta in due lingue. Io devo essere sincero, io penso che la prima uscita del libro non è uscita in Italia, io l'ho fatta, l'ho portata a Pechino, è una cosa bella che c'era, me l'aspettavo, che ha avuto un successo impressionante a fare una serata a Ritz-Carlton a Pechino e vedere che tutti questi giornalisti cinesi, food blogger, che vedevano il libro in due lingue, si vedevano proprio una cosa molto di cuore. Quindi, e da lì poi ho fatto anche un tour con lì, ho fatto Abu Dhabi, Dubai, Londra, California, quindi la mettevo insieme agli eventi che facevo e presentavo anche il libro. È stata una cosa molto bella. Nel mio piccolo l'ho fatto io, perché non è che io, cioè, avevo un piede dietro, che l'ho fatto tutti il minimo dispensato. Poi giustamente
era anche bello di trovare tipo la Feltrinelli, che ci sono nella Feltrinelli anche su Amazon, che funziona tanto, è andato molto bene. Quindi forse adesso si sta pensando di fare una seconda, però si parla direttamente sull'hotel, una giornata in un albergo dalle 7 di mattina fino a mezzanotte, come si svolge un lavoro in un'hotelleria di lusso. E lo sto sviluppando questo progetto che mi tiene a cuore, perché io sono 28 anni che sono nelle hotellerie, quindi tante persone esternamente dall'hotel non sanno i sacrifici e il lavoro che c'è dietro un albergo, che si parte dalla mattina alle 5 e mezza della colazione fino al fine dining la sera del ristorante, con tante cose, eventi, banchetti, happy hour, finger food, cioè pizzerie. Quindi io ho 3 outlet là, quindi sai, non è facile gestire 3 outlet in una struttura, però con 3 cose diverse, e questa è la cosa. Vabbè, infatti ringrazio, l'amicizia, la famiglia, i valori sono grandi lezioni. Grazie. Anche il supporto del cameraman, che ringraziamo, sì, che vedo ti ha seguito. Allora, qualsiasi cosa io parlo e vi spiego la ricetta. Vai, noi siamo in silenzio. Allora, adesso mettiamo l'olio in una pendola. Allora, vedete, questo è il mio olio, l'olio della Toscana, che c'è un'azienda in Toscana, Borgo di Ricavo, è stato fatto l'anno scorso. Vedete, quindi l'ho selezionato io, e sto cercando alcuni prodotti anche della gastronomia, che è un'azienda con il mio socio in Toscana, si è creato di fare l'olio, loro c'erano le piante d'ulivo, disse vicino a me, cioè, perché non facciamo l'olio? E si è fatto dall'anno scorso, adesso pian piano stiamo vedendo anche delle piccole nicchiette, perché giustamente funziona. Allora, sono prendo l'olio, adesso ne ho metto una in camicia, dentro la pendola, un po' di peperoncino, vedete? Facciamo soffriggere bene bene. Appena che soffrisce ci aggiungiamo anche le olive di Gaeta. Quindi giochiamo in casa, giochiamo. Certo. Nel frattempo salutiamo un po' di amici che si stanno connettendo. Quindi, chef, ci sono anche... Ciao Vincenzo, quando si risale? Vincenzo Ferraro. Allora, saliamo... Inizio di giugno. Ciao Vincenzo, ciao, un abbraccio forte. Sono amici miei che sono ristoratori di Como. C'hanno un ristorante, sono napoletani, e c'è un ristorante che si mangia molto molto bene. L'ho conosciuto l'anno scorso, e quindi ciao Vincenzo. Adesso abbiamo aggiunto le olive, vedete, nel fondo, giusto per prendere un po' di sapore, guardate. Voi già soffrite, sentite il rumore. Sì, bellissimo. Come dicevi, questa ricetta ho fatto un po' di creatività mettendo la pappa a pomodoro e non fare il moscardino. Attenzione, c'è la ricetta pure che si fa il moscardino. Io in questo caso ho fatto un po' il motivo di insalata, che dopo vi faccio vedere, si va a arrostire. Io l'ho cotto precedentemente nell'acqua, perché sennò non ce la facevo con i tempi. Quindi è una consistenza diversa e una presentazione diversa, però al gusto è uguale, perché sembra come la salsa della Luciana, quindi questo pane dentro, e si può mangiare anche come piattuno volendo, chi tipo mezzogiorno è veloce, anche la sera, cioè, poi si fa la pasta il secondo, facciamo il piattuno, quindi carboidrati, cioè quindi il pane dentro carboidrati, ci sono vitamine, ci sono tanti alimenti, comunque completamente delle calorie, quindi un pasto può essere anche un pasto unico. Adesso ci va a aggiungere tutti, diciamo, tra virgolette, non sono scratti, la testa del polipo, giusto qualche cubetto di polipo, andiamo a mettere dentro, che non vado a buttare in questo caso. Ok. E andiamo a soffriggere insieme, che prende un po' di sapore del peperoncino, dell'aglio, delle olive, giusto che facciamo rosolare un po'. In questo caso non voglio che ci vado a mettere il vino, cioè ti metti il vino bianco, io non lo metto, perché voglio che si sente proprio la fragranza del polipo, ok? Sì. Chef, ci sono i saluti anche di Carlo Spina, dello chef. Dai, Carlo saluti, Spina. Carlo, un abbraccio forte. Adesso, una volta che è soffritto bene, andiamo ad aggiungere i pomodorini.
aggiungiamo un po' d'acqua, un succo d'acqua, ecco qua. Ho già fatto un pomodoro. Ecco qua, adesso facciamo cuocere per circa 10 minuti. Ok. Adesso andiamo a prendere gli asparagi, io lo cominciamo con degli asparagi così comincia a prendere un po' di sapore di asparagi. Io ho fatto in due versioni, vedete? Questi qua sono cotti, li ho cotti 3 minuti, comunque sono asparagi novelli, quindi il periodo di asparagi. E questi sì. Qua sono crudi. Adesso che facciamo? Mettiamo un po' di olio dentro, giusto per condire, ecco qua, così comincia a prendere un po' di sale. E andiamo a girare un po', giusto che prenda un po' di sapore. Se è molto semplice, senza olio e sale. Poi ci c'è chi può mettere un po' di soia, un po', cioè, però in questo caso a me non mi interessa perché a me il sapore me lo dà la pappa a pomodoro alla luciana. Sì. Poi ho preso il pane raffemmo, questo è un pane cafone, vedete? Che è un pane dell'altro ieri, l'ho fatto tostare bene, perché la pappa si deve essere il pane raffemmo, il pane... poi lo tosto un po' nel forno che diventa bello duro, così assorbe meglio il pomodoro. E poi abbiamo fatto il polipo, vedete, il polipo che ripeto, io l'ho cotto circa 24 minuti nell'acqua, ho fatto un fondo di carote, cipolle e sedano con acqua, un mezzo limone, un po' di sale, un po' di pepe, ho messo il coperchio e l'ho cotto. Questo si può cuocere anche sotto volo, volendo. In questo caso io devo fare una ricetta anche un po' casalinga perché siamo a casa. Giustissimo, grazie. Però chi c'ha nei ristoranti o negli hotel, si può fare anche sotto vuoto, prima giusto sbollentare un po' nell'acqua sempre, poi mettere olio, aglio, rosmarino, prezzemolo, chiuso la busta sotto vuoto, si mette a cuocere circa 80 gradi per circa 40 minuti e viene il polipo. Sicuramente è un po' più morbido, io in questa fase qua la voglio un po' più croccante, perché dopo lo voglio fare in padella, quindi dentro un po' morbido e fuori croccante. Se ci sono domande fatele senza nessuna, non avete vergogna, ragazzi, non siamo timidi, assolutamente. Ed anche io sono timido, quindi andiamo bene, Sì, sì. Beh, per il momento eravamo attenti a seguire le tue indicazioni. Sì, assolutamente, ero rapito dall'attività. Allora, in questo caso io l'ho fatto con razzi di pomodorini, però sono biologici, perché pomodorini freschi sinceramente erano quella un po', non mi piacevano, perché sempre che c'è una fortuna che c'è un mio suocero che c'ha un negozio di verdure e di alimentari, quindi mi ha detto Vince, non sono quel che vuoi tu. E ho preso un baratto di pomodoro della ciliegina, che è un'azienda che io mi trovo molto molto bene, e Italiana Vena, che lavora molto bene sia sul pomodoro giallo, sul pachino, tutta una gamma, e ho messo questi qua direttamente dentro. Poi in questi periodi, chef, purtroppo ci dobbiamo anche un po' accontentare della reperibilità dei prodotti. Ma la cosa bella è che comunque si sta facendo una ricetta a casa, quindi chi può arrivare alle ricette nelle case a fare una ricetta casalinga che tutte le possono fare, tutte, anche le signore, cioè, che stanno a casa vogliono fare una cosa diversa, la possono fare benissimo. Quindi non è detto che ci vogliono forse pomodorini freschi oppure... Cioè, basta che c'è il pomodoro di una qualità buona, perché no? Non è sbagliato. Assolutamente. Adesso aggiungo un po' di sale nel... Vedete? Vediamo se si vede... Ecco qua. Fabio, io e te ci facciamo un po' da parte nel video. Diamo un po' di... Certo. Diamo un po' di evidenza... Magari, io lo dico tutte le dirette, magari si potesse sentire il profumo e dopo assaggiare, sì, ovviamente. Il profumo, è vero. Sì. Allora, ti dico che si sente il profumo, eh. Allora, ci credo. Adesso sta cuocendo, cominciamo a fare il polipo arrostito. Quindi è importante, comincio a fare così. Okay.
sotto ci dobbiamo mettere giusto un goccio di olio affumicato, che è molto molto buono, ma giusto giusto, che deve essere unta la padella, non deve essere tanto olio, perché sennò non si fa la consistenza che poi si fa croccante, e questo è importante. Chef, ci sono Maria e Maurizio Donnarumma che dicono: speriamo di vederci presto a Sorrento o a Piemonte, non so se voleva dire Piemonte, comunque insomma. Un abbraccio forte, adesso siamo chiusi in casa, quando se tutto va bene mi vado a fare un giro a Sorrento o a Piemonte, sperando che si può uscire. Io sono davvero, sono 2 mesi che sono a casa senza uscire, quindi adesso voglio anche la possibilità. Stiamo facendo i bravi. Io adesso sto facendo molto il bravo, è difficile che io mi dai in casa, perché sono uno iperattivo, quindi non è facile. Però adesso, se tutto va bene, lunedì o settimana, comincio a uscire un po' fuori a prendere un po' di aria fresca, tra virgolette. Infatti. E come stai passando queste giornate in casa, oltre a cucinare? Allora, sicuramente Fabio cucinare, quindi hanno avuto anche la possibilità, i miei figli e mia moglie, che io sto a casa e sto cucinando io, perché non è mai successo forse in 28 anni che cucino, perché solo cucina sempre mia moglie, che è molto brava, e quindi ho avuto la possibilità di avere, tra virgolette, il cuoco a casa. E poi anche un po' vedere Netflix, perché che devi fare? Fai divano, e poi fare tante videochiamate con amici, colleghi, perché un attimo come sta andando la situazione del Covid-19. Ecco qua, vedete il rumore del polipo? Sì, meraviglioso. Chef, c'è una domanda. Ci dice Rosalia, dove si trova l'olio affumicato? Suggerimenti? Allora, questa è un'azienda pugliese, e si chiama Ola Muraglia. Ok. Però si trova in tutti i negozi. Io l'ho preso un negozio qui a Torre, che c'ha tipo che fossi come sta a Napoli a Gusto. Ok, ok. Gusto via Marina, che sì. C'ha tutto. Io l'ho trovato qui a Torre, un piccolo negozio di gastronomia, l'ho trovato, e poi te lo posso spedire anche a casa. In questo caso io l'ho preso tramite internet, l'ho fatto arrivare a casa. Ok. E poi chef, dobbiamo fare un saluto a Giaqui, che ci segue dall'Australia. Chi è? Addirittura. E chi salutiamo? Antonio, non ho capito. Ci salutiamo anche dall'Australia, chef. Giaqui, ci segue dall'Australia. Tanti saluti. Un abbraccio forte. Internazionali. Come la sua cucina, d'altronde. Vabbè, la cosa bella è che, vedi come si parlava prima, Antonio, che quando va a giri il mondo per fare tanti eventi, anche per tutte le città che ho toccato, e allora quindi conosce anche tante persone e tante culture diverse, e poi si sta un bel rapporto. Quindi la cosa bella è che, pure se non ci vediamo, ma a livello di telefono oppure sui social, ci sentiamo e ci si rimane in contatto. E ci tiene in contatto, esatto. E questa è una cosa molto molto bella nel nostro lavoro. Cioè, che dire, quando riesci a girare tanto e portare la tua cucina in giro per il mondo, e poi viene apprezzata, ma come mia, come tutti i chef italiani, perché oggi la cucina italiana è ben apprezzata nel mondo. Prima era la cucina francese, ma adesso negli ultimi 10 anni sono molto richiesti i chef italiani per fare settimane gastronomiche oppure fare eventi in città importanti. E lì si stavano rapporti con amicizie di Hong Kong, di Shanghai, dell'Australia, dove ho toccato tutti i posti. Ho girato tanto, tutti i 10 anni ho toccato parecchi paesi, quindi la cosa bella di questo lavoro, se riesci a fare bene e sei apprezzato, ti danno per fare tanti eventi. Poi in questo caso adesso sono in questa compagnia della Mandarin, che ha 33 perché nel mondo, quindi ho la possibilità d'inverno di girare con loro, e ci hanno alberghi in tutte le città più belle del mondo, quindi la cosa bella è questa qua. Certo. Anche Antonella Rossi saluta e dice: orgoglio torrese. Un abbraccio, ciao Antonella, un bacio forte. Allora, questi stanno, adesso la vado a girare, vedete? Vado a girare, poi ci comincio a vedere la rosolatura, vedete? Meravigliosa. Falla vedere bene.
Vincenzo, in famiglia c'è qualcuno che sta cavalcando le tue orme? Mio figlio Angelo, che sta qua con lui, fa il quarto anno di scuola berghiera. Sì, vuole fare anche lui il cuoco. Gli ho detto che non lo deve fare, però lo vuole fare a tutti i costi. Un grande classico. In Toscana con me, ha fatto gli anni di stage da me in cucina. Adesso ha detto che vuole, dopo finita la scuola, vuole andare all'estero, in Spagna, in Francia, che è giusto che lo fa. E quindi ha detto: papà, mi devi dare una mano. Lo faccio per tante persone, perché non devo fare per lui. Io non volevo, però lo vuole fare, gli piace tanto, e purtroppo non lo posso impedire. Quindi, va bene, Vincenzo. Questo lavoro, sa che i sacrifici che si fanno, perché mi vede che comunque è Natale, Capodanno, Ferragosto, io sono al lavoro quando tutti sono in ferie a fare i bagni a mare, io sono al lavoro nelle cucine, quindi invece quando novembre si chiude, non c'è niente, siamo chiusi in casa. E quindi sa le difficoltà e le esigenze. Certamente se lo fa con cuore e con passione, sicuramente e con la testa, lo potrebbe fare bene. Questo è soprattutto a lui. Cioè io posso dare solo insegnamenti giusti e dove andare a fare esperienza. Poi la deve capire lui che cosa vuole diventare. Io devo dire, con la mia testa d'argine sono arrivato come sono arrivato, perché mi è sempre piaciuto farlo, perché l'ho fatto con la passione. Io spero che farà lui la stessa cosa, anzi fa anche meglio di me, perché sai, da un padre un figlio che vorrebbe, che si fa, vuole sempre il bene, no? Assolutamente. Vabbè, in questo caso adesso andiamo un po' a salare il polipo, vedete? Questo naso. Ci va a mettere giusto un po' di aceto balsamico, un po' di dolcezza. Lo vado a rigirare un'altra volta. Mettiamo un altro po' di sale sopra. È quasi pronto il polipo. Adesso la pappa, iniziamo a metterci il pane dentro. Vado a togliere l'aglio, che è importante, se no lo vado a togliere. E si va a mettere il pane. Il pane era fermo. Vedete? Sì. Comincia a assorbire tutta la parte del liquido. Ecco qua, e voilà. Adesso andiamo a togliere il polipo, che è ben cotto, vedete? Vado a mettere su un piatto, così. Bello arrostito, bello il profumo della affumicazione. Vi dico che è tanta roba, eh? Immaginiamo. Mi dispiace che è virtuale, però mi farebbe piacere. Assolutamente. Falla assaggiare, capito Antonio? Quindi farebbe più piacere a noi, se devo essere sincero. Vabbè. Lo so. Vabbè, quando riapriremo vuol dire che verranno a trovarti. Certo. Io sono sul lago di Como, quindi quando vogliono venire a disposizione, mi fa tanto piacere. Vedete, adesso stiamo già ad assorbire il pane. Giro bene, perché sennò si può attaccare la pappa. Chef, il pane quindi si deve proprio, diciamo, deve diventare una pappa proprio. Esatto, deve diventare una pappa, perché proprio, sai, la ricetta della pappa, come sapete, in Toscana facevano, quando all'epoca c'era la guerra, avevano il pane che era duro,
e loro per mangiare un pasto unico facevano questo pomodoro e le massai, diciamo, le nonne, e lo mettevano dentro, tostavano, poi una volta fatto il pane dentro lo finivano con un filo d'olio e un po' di parmigiano e le mettevano le cocotte di ceramica, di terracotta. Addirittura si può fare anche infornata la pappa pomodoro, che come si fa la pasta e patata infornata, come pasta e cavolfiore, si può fare anche la pappa. Sì. A me piace tanto la pappa perché è un piatto molto povero che io sono riuscito a creare nel ristorante dove stavo in Toscana, e vi dico, quando lavoravo la sera nel ristorante Stellato, avevo una variazione di pappa pomodoro che comunque l'ho portato in tutto il mondo e ha avuto un grande successo, anche tante testate ne hanno parlato, quindi da un piatto così povero c'era tanta tecnica e tanta creatività, quindi cioè, perché oggi è bello saper creare anche i piatti, ma saper creare anche i piatti sui food cost, perché purtroppo per le nostre aziende ci dicono anche di saper mantenere i costi, quindi certo. È importante anche perché oggi tutti siamo bravi, no? A fare un piatto con l'astice o l'aragosta o certo. Col caviale, però è sapere anche scegliere la materia povera e svilupparla e crearla in un piatto molto bello e molto ricco e molto saporito. Assolutamente. E questo è importante, perché oggi trovi tutto già fatto, Antonio, quindi... certo, assolutamente. Su internet vuoi il polpo già cotto, già sotto vuoto, già pronto, via. Già, oggi la cucina non è più una volta quando ho iniziato io, che le ricette se le nascondevano. Cioè, certo. Le ricette ci voleva una settimana, ci voleva. È vero. Non era facile prima. Adesso invece tutto tramite internet, vai su internet, su Google, via, metti ricetta, boom, escono miliardi di ricette. Varianti, ricetta. Assolutamente. Più che altro... Siamo nel 2020, ci sta, perché oggi la tecnologia è avanzata, internet è avanzato, prima tutte queste cose non c'erano. Allora, adesso aggiungiamo un altro po' di olio, sul fuoco, che andiamo a mantecare. Così incolpo un altro po', giusto un po' di grasso dentro. E andiamo a spingere. Che meraviglia! Vede? Allora, adesso andiamo a comporre il piatto. Vi faccio vedere. Allora, in questo caso io prendo due cucciai, facciamo tecanella. Le canelle sono una forma fatta con cucchiaio, una tipica forma francese. Vedete? Ecco qua, guardate, vi faccio vedere. Che oscillano varie su tutti e due. Vedete? Andiamo ad adagiare sul piatto. Questo così, guardate, e facciamo 4. Sì. Giusto questo. È a gusto vostro, quindi vedete? E voilà. Adesso si va a mettere il polito. Bello croccante. Si vede. Andiamo a mettere gli asparagi cotti. Che oltre alla mineralità, Vincenzo, correggimi, danno anche la croccantezza. Esatto. Quello è, il discorso è quello là che volevo far fare io al piatto che voglio. Adesso metti gli asparagi crudi, quindi adesso abbiamo un altro cucchiaio. Andiamo a mettere tutta la brunoise di asparagi così sopra.
come diamo un po' di tocco di verde, che mi piace tanto, quindi la parte verde del piatto. E infine ci mettiamo giusto un po' di olio affumicato. E il piatto è pronto. Meraviglioso. Meraviglioso. Se volete la posso ripetere di nuovo a voce, senza nessun problema? Sì, se c'è assolutamente. Velocemente allora, facciamo un riepilogo. Sì, facciamo un polipo prima precedentemente bollito a circa 20-25 minuti nell'acqua con fatto carote, cipolle e sedano, un po' di pepe, un po' di sale e un metà limone. Volta 4 finiamo di cuocere altri 5 minuti nell'acqua sua, lo togliamo e lo lasciamo da parte. Mentre nel frattempo tagliamo la parte della testa, quelle parti che non mi serve centrale del polipo, lo tagliamo tipo a tocchettino, andiamo a fare un fondo di aglio, olio, peperoncino e olive di Gaeta, andiamo a immergere la parte del polipo, la facciamo un po' rosolare, aggiungiamo il pomodoro dentro e lo facciamo cuocere altri 10 minuti. Quasi alla fine andiamo a mettere del pane raffermo, il pane raffermo di un paio di giorni prima, anche bello duro, lo tagli, ci metti anche un po' di olio, metti nel forno così fa bello croccante. E lo metti, si immerge in questa composta della Luciana. Una volta fatto questo, andiamo a cuocere gli asparagi circa 3 minuti, prima puliti in acqua e sale, poi raffreddare acqua e ghiaccio, e poi facciamo gli asparagi solo crudi, quindi belli sottili, e li condiamo con sale e olio. Nel frattempo tagliamo il polipo, mettiamo una padella aderente, bella forte, giusto un goccio d'olio olio affumicato, lo facciamo rosolare bene bene. Oltre rosolato, andiamo a prendere un po' di aceto balsamico, che piace un po' la dolcezza in questo caso, e si mette da parte. Quando messo da parte, facciamo queste cannelle di pappa pomodoro alla Luciana sotto, ho fatto 3 cannelline, abbiamo adagiato sopra il polpo arrostito e abbiamo fatto con le punte di asparagi sopra, cotte e crude, e infine abbiamo chiuso con l'olio affumicato. Quindi oggi è sabato, spero che la ripetete, la mandate su Diventa Chef, così vedrò se è stata fatta bene. Per qualsiasi cosa Bravissimo, chef. qui, un abbraccio forte e ragazzi, siamo uniti e tutto passerà. Grazie. Buona giornata, chef. Un saluto. Buona Grande Vincenzo. Ti ringrazio. Ciao, grazie Fabio. Un abbraccio forte. A presto. Ciao, speriamo di vederci presto. Speriamo bene, dai, speriamo. Ciao. Grazie mille. Ah, chef, un'ultima cosa. Sì? Chef. Le voglio strappare una piccola promessa prima di lasciarci. Noi stiamo partendo anche con un progetto, con un podcast di interviste, insomma, per a chef, ovviamente, per raccontare un po' le storie di questi grandi protagonisti della cucina italiana. Quindi, mi raccomando, ci sentiamo tra un po' e le strappiamo una bella intervista. Ce la concede? Quando vuoi, un abbraccio. Ok, ok. Grazie mille, è stato un onore. Grazie mille. Grazie. Allora Fabio, eccoci, Antonio. È stato meraviglioso e ovviamente ci sono tantissimi saluti, io purtroppo a un certo punto mi sono incantato sulla ricetta e non ho più risposto ai commenti, quindi ci sono tanti saluti, salutiamo a tutti, Chianti Gourmet e Luxury mi sono impappinato, Marco Cagliazzo, Antonio Grasso, ciao Grandi, Antonella Rossi ci salutano, Giovanni Paduano, Michele, Meri, insomma, grazie tante ragazzi, siete stati affettuosissimi oggi e noi ci tratteniamo giusto altri 2 minuti per far intervenire Roberto. Roberto, ci sei? Sì, ci sono, ciao, ecco, buongiorno. Ecco. Ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno, sì. Ciao Antonio, ciao Fabio. È un piacere averti qui. Piacere mio. Roberto ci darà un bel vino da abbinare a questo meraviglioso piatto che ha preparato lo chef. Dici tutto, siamo tutte orecchie. Niente, ho scelto un vino campano per ricordare anche una delle eccellenze del nostro territorio. Un vino fondamentalmente alla portata di tutti. Così
diciamo, rispecchia anche un po' il messaggio di quello che si vuole fare insieme. E niente, ho scelto vino Assolutamente. del Vesuvio di Somma Vesuviana, in particolare di Massa di Somma, che si chiama Catalanesca, chiamato anche vino del re, un vino portato nel XV secolo in Campania, arrivato dalla Catalogna. E diciamo, dopo questa breve presentazione, un vino che ha ricevuto l'indicazione geografica protetta, che è un riconoscimento importante, niente, ha delle caratteristiche che si abbina molto bene al piatto di oggi dello chef Guarino, piatto fantastico Bellissimo. con un equilibrio eccezionale, ha messo insieme tutti gli ingredienti con una maestria unica. I miei complimenti perché veramente fatto con grande maestria. In questo piatto c'è una componente che sono gli asparagi, che in abbinamento cibo-vino sono sempre stati argomento di grande dibattimento, Sì. però nella Catalanesca abbiamo queste componenti che richiamano i sentori di frutta e degli agrumi, in particolar modo dell'albicocca, che in contrapposizione vanno a, come dire, ad abbinarsi alla componente acerbosa dell'asparagina presente negli asparagi. Poi abbiamo una bella mineralità, una buona sapidità, una spinta alcolica che dà equilibrio come il piatto a questo vino fantastico, prodotto, ripeto, nella zona di Massa di Somma, che si chiama Catalanesca. La connessione oggi è stata un po' contro di noi. Ci siete? Io sì, ho avuto un attimo di non riuscivo a sentire un 5 Ma6. non penso che sono, mi sa proprio io che oggi ho dato un po', sono stato un po' ballerino. Roberto non lo sento più. No, io ci sono, vi ascolto. Ci sei, ok, perfetto. Quindi Catalanesca, ho capito bene? Sì, Ok. catalanesca. E non so fino a dove si fosse sentito, ecco. No, si è sentito tutto, giusto l'ultimo pezzo si era perso. Grazie mille Roberto. È Poi ci stato un sentiamo piacere. perché ovviamente vino e cibo è. Grazie per avermi invitato. Vi auguro una buona giornata e ancora Assolutamente. complimenti per tutto. Ciao Altrettanto ragazzi. anche Roberto, a te. Ciao, grazie mille a per la tua presto. disponibilità come sempre. No, ma figurati, è un piacere. Grazie, a Buona presto. quarantena a tutti. Ciao. Fabio, oggi abbiamo fatto proprio un puntatone, è stato proprio veramente fantastico. Quindi grazie a te che comunque, in quanto, ricordiamolo, direttore didattico di Diventa Chef, insomma, ci porti queste stelle, ed è vero, un vero piacere. Questa la devo rifare sicuro, perché il polpo mia moglie lo ama moltissimo e quindi questa è una ricetta che secondo me va proprio riprodotta e magari ne approfittiamo per filmarla meglio nella cucina di Diventa Chef. Vediamo se me la cavo. Così Fabio, poi Bene. tu mi dai le solite correzioni e vediamo di avvicinarci ancora di più a chi ci segue. Un saluto a Comunque tutti. sia, volevo dirti anche io grazie a te perché mi dai l'opportunità di presentare degli chef che non sono imposte, tra virgolette, per una scaletta, ma mi dà l'opportunità di scegliere delle persone che prima di tutto sono uomini e come tutte le cose è Belle persone, importante assolutamente, presentare assolutamente. belle persone. Assolutamente. Ci sono ancora 10 persone che ci seguono, stoiche. Grazie mille, siete stati fantastici oggi. Noi ci vediamo sabato prossimo, pure ci abbiamo una cosa carina, eh? Poi Sì. l'annunciamo, non sveliamo niente oggi, Niente, l'annunciamo poi, ma comunque sarà molto niente. interessante e simpatico. Poi, insomma, tema mamma.
sarà una cosa che servirà a tutti noi. È vero, assolutamente. Un abbraccione Fabio e ci sentiamo presto. Buona serata a tutti. Ciao.